È naturale che io non sia al 100% dentro i canoni di quello che è il rap magari ora in Italia, cioè più legato ad una scena trap, più a parte per i tatuaggi in faccia, ma in realtà io fui uno dei precursori dei rapper tatuati in faccia. Nasco come ballerino, mi sono avvicinato nei primi anni del 2000, 2002, 2003 al ballo, non principalmente alla breakdance, ma al new style, che è un po' stata l'evoluzione, diciamo, della breakdance. Questo mi ha formato tantissimo, sia artisticamente, ma anche a livello personale, perché grazie a questo ho fatto un sacco di esperienze in giro per l'Italia, ballando, conoscendo persone, anche dal punto di vista più legata alla cultura hip hop, a quelle che sono le radici, e quella che è stata veramente una parte fondamentale per me e per il mio bagaglio, che mi porto tuttora dietro. Gli ho fregato una parte del nome, no? con umiltà e rispetto, ovviamente. Sono molto legato al genere musicale del soul, della black music, arrivo da lì. Quindi, ovviamente, per me potermi portare un nome così dietro è un onore incredibile, ma è proprio un voler rimarcare queste mie origini. Lui fu anche uno dei precursori, no? Del rap. Insomma, usava già delle metriche che assomigliavano ad una parlata sulla musica, quindi una sorta di rap. Io non mi sento molto vicino alla scena rap, se non con alcuni esponenti, con i quali però sono amico, non per la loro posizione piramidale, artistica, cioè nel senso che non è che se uno ha più numeri di me gli devo stare amico perché poi mi torna utile. Mi distacco anche solo a livello stilistico, certo faccio rap, questo è innegabile, però è con una mia identità che magari è anche, non vuole essere limitata e associata solo all'ambiente rap. La mia opinione è che ovviamente ci sono degli esponenti grandissimi che hanno fatto rifiorire il genere, che hanno dato la possibilità di ampliare anche il business, se così vogliamo, no? Perché c'è la possibilità, a confronto ad anni fa, di poter vivere molto dignitosamente. Quindi io ho uno sguardo sicuramente positivo. È naturale che io non sia al 100% dentro i canoni di quello che è il rap magari ora in Italia, cioè più legato ad una scena trap, più a parte per i tatuaggi in faccia, ma in realtà io fui uno dei precursori dei rapper tatuati in faccia, quindi questo non mi accosta, però la vedo bene, ho un buon, insomma, ho un grande rispetto per gli altri artisti, questo sì. Guarda, dentro questo disco ci sono featuring nati da un rapporto personale, quindi abbiamo Lodo dello Stato Sociale, Tony della Dark e poi anche in un altro pezzo DJ Taiwan, che è stato fondamentale soprattutto per la ricerca dei campioni dei sangue misto che abbiamo utilizzato dentro la traccia. E poi vabbè, c'era la traccia già edita con gli altri due ragazzi della Dark Polo Gang, Gwen e Parex. Ogni pezzo è a sé, ovviamente, quindi anche all'interno di questo disco ci sono pezzi molto molto vari che tra di loro in realtà non hanno un collante, se non il fatto che io semplicemente mi sia lasciato andare. Questo è il collante del disco. In alcuni pezzi ho pensato tipo Gang Gang, come si parlava prima, dove c'è il campione dei sangue misto. Ho fatto una fotografia di quando vivevo alcune situazioni con il mio gruppo di amici alla Spezia. In Gang invece ho cercato di immaginare come se fosse una gang nel 2019, come se è quasi una sorta di cartoon, no? Quella traccia lì, una sorta di musical, non so come dirti, con il balletto, cioè sono partito molto dalla parte video, mi sono immaginato quello. E invece per un pezzo magari come Facebook, quello è stato uno sfogo, non ho veramente pensato a niente, mi sono lasciato andare. Non voglio demonizzare tutto e tutti, però sicuramente c'è bisogno di una presa di coscienza. Innanzitutto questa a partire dagli artisti che hanno una sorta di responsabilità. Almeno io mi sono sentito di fare così, mi sono se non sentito di pensare così, mi è successo, nel senso che non è che mi sono svegliato una mattina e puff. È frutto di ragionamenti, di pensare. Ecco, secondo me il primo punto è pensare e dire delle cose dopo aver pensato, che ormai non è così scontato, ecco. E questo si riflette anche sui social.
social, cioè quindi tutta la comunicazione anche nostra, di noi artisti e anche del pubblico deve essere prima pensata, cioè le persone comunque devono imparare a pensare prima di scrivere e di imporre la propria parola e le proprie ragioni.